La criminalità in tempo di pandemia è ancora più pericolosa, dicono a Molfetta imprenditori e associazioni di categoria, perché è capace di infiltrarsi tra le debolezze del tessuto economico-sociale e di cavalcare la crisi di liquidità di aziende e famiglie. Uno scenario drammatico, spiega il fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti, in cui tutti sono chiamati a fare la propria parte per non lasciare gli imprenditori isolati nella loro battaglia. Non dobbiamo, soprattutto tutti noi, lasciare soli quegli imprenditori, quei commercianti che trovano la forza e il coraggio di denunciare. Non possiamo lasciarli soli. La criminalità rispetto a questi ultimi 2 anni fortemente è cresciuta facendo affari, approfittando di questa fragilità con delle operazioni che ci pongono una grande riflessione. Le mafie, dove possono, si infiltrano dentro. I venti di guerra che arrivano dall'Ucraina non aiutano l'economia locale. Si continua ad investire in armamenti, conclude Don Ciotti, anziché in scuola e crescita sociale. In questi 2 anni i dati parlano chiaro, e allora parliamo di una pace armata, perché tutti abbiamo parlato di pace in questi anni. In realtà c'erano 33 guerre in atto nella faccia del pianeta. E in questi ultimi 2 anni la spesa per il sociale nel mondo, per l'istruzione nel mondo è calata, guarda caso è aumentata la spesa per le armi e gli armamenti. Per il capo della Procura di Trani, Renato Nitti, imprese e istituzioni devono tracciare un percorso comune in cui anche denunciare le illegalità diventi più facile. L'impresa su molti reati non denuncia. Su alcuni reati denuncia soltanto quegli elementi che consentono di dire che un reato è stato commesso, ma non che il reato è stato commesso da determinati soggetti. Ci sono fatti che non emergono assolutamente e che noi sappiamo soltanto indirettamente. Qualche mese fa mi è capitato di incontrare gli imprenditori di Molfetta e di lanciare questa come proposta. La proposta cioè di aderire insieme ad un protocollo che vedesse le imprese del territorio di Molfetta, di Terlizzi, di Ruvo, impegnate a conferire l'accesso alle telecamere esterne ai propri esercizi commerciali alle forze di polizia. Questo sarebbe un moltiplicatore della capacità investigativa nel territorio, sia per quei reati che vedono come persone offese le stesse imprese, sia per ogni altra tipologia di reati. Ovviamente lo stiamo studiando, stiamo cercando di fare passi in avanti. Io credo che questo territorio abbia delle potenzialità dal punto di vista economico che sono straordinarie, ma che sono frenate da questa difficoltà di scegliere. Scegliere se affidarsi alle istituzioni e quindi fare un passo come questo, oppure se soggiacere alla pressione costante della criminalità.